La via della pace è propriamente una parte della via dell'anima che abbiamo studiato e messo in campo insieme con il Festival di Pordenone. Ovvero la Via dell'Anima è un grande progetto europeo che si svolge già dal 2013 e che porta a unirsi tutta una serie di città europee intorno al forte carisma della riscoperta della musica del passato che fecero Fortunato Santini e una serie di personaggi importanti come Franz Liszt, Vladimir Stasov, Felix Mendelssohn, Bartholdy e altri loro corrispondenti, un gruppo di amici che pensavano che giustamente la musica del passato avesse ancora ragion d'essere per essere eseguita ai nostri giorni. Fino a quell'epoca si eseguiva soltanto la musica dei loro giorni, cioè della generazione in corso. Oggi noi, se vediamo bene, abbiamo un grande repertorio, cosa che quasi mai nella storia c'è stato. Cioè noi eseguiamo, capiamo, studiamo, raccogliamo, pubblichiamo la musica dal gregoriano fino alla musica elettronica, fino al rumore, al noise, ma questo non è una divisione di campi, anzi dovrebbe essere una lettura della linea storica non in senso orizzontale, bensì in senso verticale, cioè noi oggi possediamo tutta questa eredità e ne facciamo tesoro per noi, per gli altri e soprattutto per scrivere nuova musica che abbia questa grande risonanza. Non è la musica della nostra generazione, noi scriviamo musica senza tempo.